Verona fatale per Martini, il 3-0 patito da Rimini contro la Virtus provoca l'ennesimo ribaltone in panca. Adesso, per cercare di rimettere in sesto il vascello biancorosso e scongiurare il ritorno in Serie D dopo una sola stagione, sarà Mario Petrone, ex San Marino, quarto tecnico della stagione dopo le dimissioni di Righetti e gli esoneri di Acori e dunque Martini. Il destino di Marco Martini, che viaggiava con una media di 0,83 punti a partita, era segnato dal minuto 35 della sfida in casa della Virtus Verona, ovvero dal gol del 3-0. Anche se già la sconfitta interna di due domeniche fa al Neri contro il Ravenna aveva pesantemente messo in discussione la posizione del tecnico biancorosso, aver perso lo scontro diretto con la Virtus Verona e per di più con una squadra che ha mostrato evidenti limiti, oltre che tecnici, soprattutto caratteriali, ha portato il presidente Grassi ad operare il quarto ribaltone. Ieri, un'ora e mezza dopo aver annunciato l'esonero di Marco Martini, Rimini ha ufficializzato anche l'ingaggio di Mario Petrone, l'ex tecnico di Ascoli, Bassano, Catania e San Marino, è arrivato in mattinata in città e nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento. Inutile dire che il compito di Petrone sarà difficilissimo. Si ritrova per le mani una squadra in caduta libera, reduce da tre sconfitte senza più certezze neppure al Neri, autentico fortino soprattutto nella prima parte di stagione e alla vigilia dello scontro salvezza contro il Fano. Serve un successo per ritrovare autostima e rimettere il galeone biancorosso in rotta per le ultime 5 gare. Appena 4 lunghezze separano la Vispesaro, 12esima, dal Rimini penultimo. Nulla dunque perduto. Oltretutto i biancorossi, dopo il Fano, faranno visita all'Albino Leffe e chiuderanno la stagione prima a Pesaro con la Vis e quindi all'ultima giornata ospiteranno il Renate. Sarà durissima, ma ancora tutto è possibile. Petrone è l'ultima carta per non tornare dopo una sola stagione tra i dilettanti.